Ciao a tutti e benvenuti alla lezione numero 4 di questo 14° capitolo che si intitola La tua funzione nell'espiazione. Andiamo a vedere cosa ci dice il corso. Il corso dice che quando accetterai l'assenza di colpa di tuo fratello, vedrai l'espiazione in lui, perché proclamandola in lui, la fai tua e vedrai ciò che cercavi. Non vedrai il simbolo dell'assenza di colpa di tuo fratello risplendere dentro di lui fin tanto che continuerai a credere che non esista. La sua assenza di colpa è la tua espiazione. Accordagliela e vedrai la verità di ciò che avrai riconosciuto. Tuttavia, la verità per essere ricevuta va prima offerta, proprio come Dio l'ha data per primo a suo figlio. La parola primo nel tempo non significa nulla, ma il primo nell'eternità è Dio Padre, che è primo e uno. Oltre al primo non c'è nessun altro, perché non c'è ordine, nessuno secondo o terzo o null'altro che il primo. Io farei un piccolo appunto qui perché il corso dice chiaramente ciò che intende. La parola prima nel tempo non significa nulla, ma il primo nell'eternità di Dio, che è primo e uno. Oltre al primo non c'è altro. Quindi tutto ciò che vediamo intorno a noi è primo, è Dio che si manifesta in tutte le forme, assolutamente. È quello che chiaramente il corso dice. Tutto ciò che vediamo intorno a noi non è altro che quella stessa forza, quella stessa energia, quella stessa potenza, quella stessa santità. Tu che appartieni là alla causa prima, creata da lui come se stesso e parte di lui, sei più che semplicemente senza colpa. Quindi non abbiamo nessuna colpa. La storia di assenza di colpa è soltanto la condizione in cui ciò non esiste, è stata eliminata dalla mente disordinata che pensava esistesse. Questo stato è soltanto questo, devi raggiungere come Dio al tuo fianco perché finché non lo farai, continuerai a pensare di essere separato da Lui. Forse puoi sentire la sua presenza accanto a te, ma non puoi sapere che sei uno con lui. Ciò non può essere insegnato. L'apprendimento si applica soltanto alla condizione in cui accade da sé. Allora, un altro piccolo appunto è questo, che finché non ci rendiamo conto che il nostro pensare è tutto il danno che c'è, non riusciamo a capire che nessuno ce l'abbia con noi, che niente ci può far del male che noi stessi, il nostro pensare. Il nostro pensare è la radice di ogni cosa, e ogni cosa attraverso il pensare si manifesta. Quindi, se pensi e credi che il male esista, vedi il male. Se pensi e credi che esista il bene, vedrai solo il bene. È così semplice, eppure per noi è così complicato, così contorta la nostra mente disordinata, il nostro ego che ci porta a credere nella separazione, perché siamo noi che diamo la nostra attenzione continua a un pensare nella separazione e quindi ciò che vediamo manifestarsi è il risultato esatto dei nostri pensieri e dei nostri credi. Il corso dice che quando avrai lasciato che tutto ciò che oscurava la verità nella tua mente santissima venga disfatto per te e starai quindi nella grazia dinanzi a tuo Padre, Egli si darà a te come ha sempre fatto. Tutto ciò che Egli conosce, così come la conoscenza, e dare se stesso, perché ciò che egli non conosce non può esistere e perciò non può essere dato. Non chiedere di essere perdonato, poiché ciò è già stato compiuto. Chiediti piuttosto di imparare a perdonare e di ripristinare nella tua mente che non perdona
ciò che è sempre stato. L'espiazione diventa reale e visibile a coloro che la usano. Sulla terra questa è la tua sola funzione e devi imparare che questo è tutto ciò che vuoi imparare. Ti sentirai in colpa finché non lo imparerai, perché alla fine qualsiasi forma assuma, la tua colpa deriva dal tuo fallimento nel soddisfare la tua funzione nella mente di Dio, con tutta la tua mente. Puoi forse sfuggire a questa colpa non adempiendo la tua funzione qui. Non hai bisogno di comprendere la creazione per fare ciò che devi essere fatto prima che quella conoscenza abbia significato per te. Dio non rompe barriere e non le ha fatte. Quando le lascerai andare, scompariranno. Dio non fallirà, né ha mai fallito in nulla. Decidi che Dio ha ragione e che tu hai torto riguardo a te stesso. Egli ti ha creato da se stesso, ma sempre al suo interno. Egli sa cosa sei. Ricorda che non c'è qualcuno che gli sia secondo, quindi non ci può essere nessuno senza la sua santità, né qualcuno indegno del suo perfetto amore. Non fallire nella tua funzione di amare in un luogo senza amore, fatto di oscurità e inganno, perché così l'oscurità e l'inganno vengono disfatti. Non venir meno a te stesso, ma al contrario, offri a Dio e a te suo figlio, a cui non può essere attribuita alcuna colpa. Per questo piccolo dono di apprezzamento per il suo amore, Dio stesso scambierà il tuo dono con il suo. Prima di prendere qualsiasi decisione da solo, ricorda che hai deciso contro la tua funzione in cielo e poi considera attentamente se vuoi prendere decisioni qui. La tua funzione qui è soltanto decidere contro la decisione di ciò che vuoi, riconoscendo che non lo sai. Come puoi dunque decidere ciò che dovresti fare? Lascia tutte le decisioni a colui che parla per Dio e per la tua funzione così come Egli la conosce. Così ti insegnerà ad eliminare l'odioso fardello che hai posto su te stesso, non amando il Figlio di Dio e cercando di insegnargli la colpa invece dell'amore. Rinuncia a questo tentativo folle e frenetico che ti priva della gioia di vivere con il tuo Dio e Padre e ti vieta di svegliarti lietamente al suo amore e alla sua santità, che si uniscono con la verità in te, rendendoti uno con Lui. Quando avrai imparato a decidere con Dio, tutte le decisioni diventeranno facili e giuste, come respirare. Non ci sarà sforzo e vedrai condotto dolcemente come se venisse portato lungo un tranquillo sentiero in estate. Soltanto la tua volontà sembra rendere la decisione difficile. Lo Spirito Santo non ritarderà nel rispondere ad ogni tua domanda in merito a cosa fare. Egli lo sa e te lo dirà e poi lo farà per te. Tu che sei stanco troverai ciò più riposante del sonno, poiché puoi portare la tua colpa nel sonno, ma non in questo. A meno che tu non sia senza colpa, non potrai conoscere Dio, la cui volontà è che tu lo conosca. Perciò devi essere senza colpa. Tuttavia, se non accetterai le condizioni necessarie per conoscerlo, lo avrai negato e non lo riconoscerai. Sebbene Egli sia tutto intorno a te, Egli non può essere conosciuto senza suo Figlio, la cui assenza di colpa è la condizione per conoscerlo. Qui è molto importante questa frase: Egli sia tutto intorno a te, nonostante Dio sia tutto intorno a te. Egli non può essere conosciuto senza suo Figlio, la cui assenza di colpa è la condizione per conoscerlo. Accettare che suo Figlio sia colpevole è una negazione del Padre così completa che la conoscenza diventa impossibile da riconoscere proprio nella mente dove Dio stesso l'ha posta. Se soltanto volesse ascoltare e apprendere
quanto questo sia impossibile. Non gli conferire caratteristiche che comprendi. Tu non lo hai fatto e qualsiasi cosa tu capisca non viene da lui. Il tuo compito non è di fare la realtà. Essa esiste senza che tu lo abbia fatto, ma non senza di te. Tu che hai cercato di buttarti via e di dare così poco valore a Dio, ascoltami parlare per lui e per te stesso. Non puoi comprendere quanto tuo padre ti ami, perché non c'è paragone nella tua esperienza del mondo che ti aiuti a capirlo. Non c'è nulla sulla terra con cui si può paragonare e nulla che tu abbia mai provato, separato da lui, che vi assomigli, neanche lontanamente. Non sei neppure in grado di dare una benedizione con perfetta dolcezza. Vorresti forse conoscere colui che dà per sempre e che non sa fare altro che dare? I bambini del cielo vivono nella luce della benedizione di loro padre, perché sanno di essere senza peccato. L'espiazione è stata stabilita come mezzo per ripristinare l'assenza di colpa nelle menti che l'hanno negato e hanno così negato il cielo a se stessi. L'espiazione ti insegna la vera condizione del figlio di Dio. Non ti insegna cosa sei o cos'è tuo padre. Lo Spirito Santo, che lo ricorda per te, ti insegna semplicemente come eliminare i blocchi che stanno fra te e ciò che sai. La sua memoria è la tua. Se ricordi ciò che hai fatto, non ricordi nulla. Il ricordo della realtà è in lui e perciò in te. Coloro che sono senza colpa e dei colpevoli sono totalmente incapaci di comprendersi a vicenda. Ciascuno percepisce l'altro come se stesso, rendendo entrambi incapaci di comunicare, poiché ciascuno vede l'altro in modo diverso da come questi vede se stesso. Dio può comunicare soltanto con lo Spirito Santo nella tua mente, poiché soltanto Lui condivide la conoscenza di ciò che sei con Dio, e soltanto lo Spirito Santo può rispondere a Dio per te, perché soltanto Lui sa cos'è Dio. Ogni altra cosa hai posto nella tua mente non può esistere, poiché ciò che non è in comunicazione con la mente di Dio non è mai esistito. La comunicazione con Dio è vita. Nulla esiste senza di essa. Ed eccoci qui, siamo arrivati alla fine di questa lezione, di questa quarta lezione del 14° capitolo, che come sempre è stato molto piacevole leggerla e sentirla, come una conferma continua che tutto è uno e che noi tutti siamo la stessa cosa. Io mi fermo qui, vi ringrazio dell'attenzione e della compagnia e vi auguro una bellissima giornata e ogni bene. A domani con la prossima lezione. Ciao a tutti.